Bella ragazzi, io sono Gambi, oggi siamo tornati su Made of Medan insieme a Carlo. Saluti, saluti. Ci siamo ancora. Ma Perfetto. questo silenzio mi ha. Sì. Direi che possiamo continuare, stavano parlando, quindi comunque se non avete visto l'episodio prima ovviamente non capirete una siga, mi sembra giusto. Perché, ovvio. beh, ma in realtà se non, tipo, se tipo non hanno visto il primo episodio non cambia granché perché era sul prologo, cioè non c'entrava un cazzo con Sì, questi. Se non hanno Book, visto ne il sai secondo è che un in po' un problema. futuro serve a Sì, ma qualcosa. quello sicuramente, però dico che cioè, non sono appiccicati a livello di trama almeno per adesso. Vabbè, comunque, siamo al terzo episodio. E non so, Carlo, te, ma io. Che cazzo ho detto? E non so te, Carlo, ma il gioco mi sta prendendo. Oh, a me il gioco mi Sì, sta anche a me prendendo. Sì, piace. mi piace, mi piace. Poi sta Quindi roba direi che che. possiamo continuare. Mi dica, mi dica. C'è cioè che tipo. Cioè, quello che dico io devo tenere conto di quel. Cioè, quello che faccio io devo tenere conto di Esatto, quello che stai sì, facendo sì. tu. Infatti non è facile, ragazzi, vi assicuro che non è facile. Poi vabbè, io e lui che abbiamo pensieri completamente diversi. Carlo, metta pronto. Ok, a Vai. posto. Beh, che espressione facciale molto Può entusiasta. ritrovarsi in una dimensione parallela in cui il mondo è sommerso e ci sono cirripedi ovunque. E squali. Cosa Squali? sta dicendo Era questo? uno squalo E quello è grigio. il fratellino, eccolo. Ehi, per me è stata una bella botta. Conrad non doveva portarci altre birre dopo aver aiutato Fliss. Magari ha pensato, queste le bevo io, e si è ubriacato. Ma E da ubriaco ha dimenticato di portarle qui ah, e ha giusto. preferito andare avanti a scolarle da solo. Mi Stai sembra descrivendo il giusto. fenomeno come se l'avessi già vissuto. Sì, è oggetto di studi da anni. Ah, Vado a bello. cercarlo. Quindi No, abbiamo è trovato un una foto in ubriacone suo aereo. praticamente. L'ho lasciata sotto coperta se vuoi vederla. Oh, va bene. Faccio io Ok, io Brad sono il adesso. fratellino. Sì. Ah, ok. Sono il No, io sono fratellino. Alex. Vediamo un po'. Allegria. Ok, niente, Rica. Scusa, Ah, a posto. pensavo alla nostra immersione. Scendi. Hai trovato un segreto, Ah, sto bravo. guardando le tue foto. Sto guardando le foto che hai fatto te sotto. Bella, ah, minchia, era bella la nave Ti ho sotto, porca boia. distinto Conwy Island. Ci avevo preso. Avevo ragione io. Però. Carlo, comunque, nell'episodio scorso è successo qualcosa Che che senso? potrebbe essere importante che hai Niente. fatto? Stronzate. Te ne stai qui a fissare l'oceano come uno zombie Carlo? e ora borbotti. Aspetta, Scusa. sto parlando di cose Dimmi serie. cosa Ah, va ti bene. turba. Quindi Anch'io, ok, a qual posto. è? Vai, Dove ti si rimorchia. avviene la magia? La magia? Tutta meraviglia. Serietà, devi avere. Ma sì, dai. Ho Ho capito, capito, ne ho abbastanza. Hai preso le birre? Oh, già, le birre. Stava ok, andando questo è andato meglio. bene, non ho detto niente. Mi si era dimenticato questo. Cosa Oh, cosa è successo? Ma vedevo di c'è? È culo successo figato che ti qualcosa. spia. Ah, Stiamo morendo di ecco. sete. Ok, Anch'io. ho capito. Le birre arrivano Era la subito. sorella. No, niente, questo qua stava cercando di rimorchiare la tipa, si era dimenticato di portare le birre. Va bene, un genio. Diamo un'occhiata al taccuino del navigatore. Magari capiamo cosa ci facesse qui l'aereo. Dove l'hai messo? Nella tua valigia. Ok, lo prendo. Ehi. Faccio io la ragazza, no? Che palle, non voglio andare. Cos'è sta roba? Ah, la Alex, porca telecamera. vacca! Ma a Voi me non eravate me ne dentro frega. l'aereo quando è crollato. Uff, siamo vivi per miracolo. Per un pelo. Preoccupazione, Beh, quello squalo me ne ha quasi mangiato vai. uno. Cosa? Ah! Sì, non vi avevo avvisati degli squali. No, non No, ci avevi la avvisati degli giornata è squali. lunga. Oh, certo, Ah, squali beh, allora a antichi. posto. Ci giochiamo a briscola? No, mi era uscita una schermata, ma l'ho Vai, non skippata dico non nulla, dai. volendo. Spero non sia Non voglio rovinare importante. la Essere chiaro una festa. volta per tutte. Infilarsi in quell'aereo è stato un azzardo, ovviamente un No, azzardo Fliss, molto importante. Ok, ormai il danno è tranquillizzati. Ma fatto, non ci sì. E toccherà mentire per sempre o la Madonna. finiremo in galera. Colpa tua, Non Carlo, fatela che hai fatto incazzare. crollare Voi, roba. bocca sigillata. Quindi, Cosa ne sapevo io che muovendo immersione un domani? coso sarebbe esploso tutto? Ma Nervosismo, sotto pericoloso. coperta cosa vuol dire? Ma sì, dai, Io ci sto. ottimismo, Voglio ammirare il ottimismo. rottame da vicino. Ah, qua, Vado a forse. cercare Giulia. È vero, dov'è giù? Dov'è la mia ragazza? Sono io, Jennifer tranquillo. Mason, Ah, ok, a sì. posto. Sto cercando qualcosa. Hai la Che ragazza. cazzo vuoi?
Ma fammelo prendere tutta. Ma Vai sì, dai. via! Oh non ci so fare con le donne. Non c'è niente da zio, magari mi hai vergognarsi. Prima o poi ci farai la fatto. bella. Non mi hai fatto Io vedere sono un cose talento naturale. Ci ho provato con la mia importanti. ostetrica. Ma sei tu, Alex? Io sto parlando Certa qua. gente è ossessionata dall'idea di Ah, rimuovere ok, perché ci Blah. siamo Chi va? baciati Eccolo. io e Alex. Ah, posso. Mi ha detto, ehi streghetta, dove vai? E mi ha baciato. Ah, va bene. Mi sembra onesto. Ah, guarda, con le birre! Non si tira mai indietro. Ma perché io Ehi, no? gente, Vabbè, giustamente ho bevuta guardate. mezza, sono stato male tutto il giorno, mi Oro sembra della giusto. Manciuria. Come Andiamo a oro della caccia di tesori Manciuria. sommersi? Che Però! dici, capitano? Coordinate? Sì, sono coordinate. La destinazione dell'aereo? Ci potremmo arrivare entro domani. Come dell'aereo? Qua Bastano un sotto paio l'aereo? d'ore se il tempo è clemente. Wow, trovato altro? Quell'aereo è stato abbattuto perché era crivellato di fori di proiettile. Ne ho anche trovato uno nella fusoliera. Ah, è quello che mi hai detto Sciarretti prima. di salvataggio Cioè, nello ovunque. scorso Avranno episodio mi abbattuto avevi prima detto che di aver riuscissi a trovato consegnarle. un Ne mancava giusto proiettile. una. Nelle foto di Alex si intravede un distintivo di volo su un corpo. Indica che l'equipaggio era di Conwy Island, nel pieno del fronte pacifico. Lo dicevo. Incoscienti tutti quanti. Oh, Come la scusa? Madonna! Vi avevo detto di non Sì. toccare niente lì sotto. Ti prego, non ricominciare con questa storia. Non sto parlando delle leggi. Rassicurazione, Scegli sono bene. stati rispettosi. Sono stati Prenditi le rispettosi, colpe. dai. Sono stati rispettosi. Scelto bene, ho scelto Avete bene. fatto di testa Rassicurazione. vostra. Qualsiasi cosa abbiate presa è No, già la troppo. state facendo incazzare. Sì, tranquillo, Carlo. Scuse, scuse, io voglio Giusto. essere Vai, bravo. vai. Dovevamo Scusa, essere scusa. più cauti. Non è da me, mi spiace. Ok, Ok, forse. posto. Non ti conosco. Dicevo che quel relitto andava lasciato in pace. Porta sfortuna. Ma voi ero vi La state in giro Madonna. convinti che non ci siano conseguenze. Ogni oggetto contiene un'essenza vitale. È come invitare in Una superficie un maledizione, fantasma, praticamente. siamo. Bello. Ci avevo È pensato. come Non invitare sarebbe in mai stato il caso. superficie Forse un non ho mai sentito delle fantasma. storie di fantasmi. Non sono storie di fantasmi. Non c'è niente da ridere. Della gente annegata qui e il loro riposo va rispettato. Giusto, Beh, Brandon. sì, su questo sono Hai d'accordo, sì. una storia di fantasmi? Ma scegli bene. Sì, ho sentito la storia, Sì, ho vai, vai. sentito una storia. È successo da Potevo queste anche parti. dirgli no, Sentiamo. Un po' di brivido non fa male. eh. Vai, vai. Va. Sentiamo. Sei un Bravo, Carlo, che mi hai arrotondato, lo so. sostenuto. È una faccenda inquietante, però. Dai, facci Vai, vai. trovare. Ok, Ah, mi sembra d'accordo. giusto. È una storia vera, accaduta qui vicino, in un Bene. vecchio faro. Scenario classico. Aspetta, una storia vera. Da dove viene? Scegli bene. Dai, Sirita. Se proprio ci tieni, l'ho estratta dalle pagine ingiallite dell'antica e disturbante rivista di bordo che ho sfogliato venendo qui. Il faro si staglia su un piccolo atollo, isolato dal resto del mondo. La sua luce solitaria è la speranza dei marinai. Il guardiano sente il suono impetuoso della risacca. In una mattina di nebbia vede una donna, ricoperta di sangue, che barcolla Bello. sulla spiaggia. Si affretta a soccorrerla e lei gli cade fra le braccia piangendo. Dopo averla condotta al faro, le chiede da dove venga. Non perde tempo. Bella Ma mossa. giusto. Ah, stai Come scegliendo. Scegli bene, Carlo, non fare cagate. Ma ok. Carlo. Minchia, quanto ci mette a caricare? Se proprio ci tieni, Ok. l'ho Oh, estratta dalle si riprende pagine da qua ingiallite proprio. dell'antica e Ok. disturbante rivista di bordo che ho sfogliato Allora, venendo qui. posto, sì, non devo farla Il intro. faro si staglia su un piccolo atollo, isolato dal resto del mondo. La sua luce solitaria è la speranza dei marinai. Il guardiano sente il suono impetuoso della risacca. In una mattina di nebbia vede una donna, ricoperta di sangue, che barcolla sulla Bello. spiaggia. Si affretta a soccorrerla e lei gli cade fra le braccia piangendo. Dopo averla condotta al faro, le chiede da dove venga. Non perde tempo. Bella mossa. Giusto. Onesto. A Carlo stai scegliendo, bravo. Hai davvero un chiodo fisso? La donna risponde. Ma Vivo cosa vuol qui, dire? nel faro. I miei genitori sono al Tre di pascolo. fila. Sorpresa? Ovviamente il guardiano le spiega che si sbaglia. Cosa? Lui vive lì da anni in solitudine. Ma lei grida e ripete che i suoi genitori sono di sopra. Allora,
Salgono all'ultimo piano del faro e lì, a terra, ci sono un uomo e una donna brutalmente uccisi con un'accetta. E la Madonna! Accetta, ma dico io, qualcuno le usa ancora? Ma... beh, effettivamente c'è ragione. Scegli... Ok, va bene. Allora, era un gancio da macellaio. Massacrati con un gancio, poi appesi al soffitto. Ah, giusto. Ma no, ma è come l'Everfist, ma cosa? Non aprite quella porta? Ma cosa? Cioè, prima era Jason. Ok, ma... chi era stato? Sono stato io. Ma... da, provocazione! La donna risponde, è stato mio fratello. Poi si volta verso l'armadio e dice, è nascosto lì dentro. E certo, colpa del fratello. Allora il guardiano del faro si avvicina all'armadio. Lo apre lentamente e... attenzione, c'è un uomo lì dentro, ma è stato sventrato con un gancio da macellaio. La Madonna! Terrorizzato, si avvicina al cadavere per osservarne il viso al buio. Vicino, più vicino. E riconosce il suo stesso volo. È come nel... con gli occhi fuori dalle orbite. Vaffanculo! Hai sentito cosa ho detto? Riconosce il suo stesso volto, è come nel, come nel, nell'intro del gioco. Ero presissima, niente male. L'hai raccontata meglio la volta scorsa, ma non male. Beh, giustamente. Ok, vi siete divertiti abbastanza. È ora di andare a letto, sta arrivando il mattino. Comunque... No, stando al regolamento ufficiale di navigazione, abbiamo diritto a un'ultima birra prima di andare. Onesto. Che regolamento sarebbe? Me lo sono inventato adesso. Istituzionale standardizzato. Hai visto? Di controllo, comma 10 e 99. Ah, e dove l'hai letto? Su internet. Hai trovato un sito che ti autorizza a bere birra in ogni circostanza? Beh. Seguo gli ordini, signora. Mi piace questo sito. 10-4, amico. E chiudo. Penso che questa sia la calma prima della tempesta, comunque. Sì. Noto che cioè, all'inizio il prologo era doppiato col culo, mentre adesso, adesso c'è... Sì. Infatti, che bello! Salve, tutto a posto? Succede qualcosa, sicuro. Sì, vabbè, adesso. Sicuramente. Duke of Milan. Il duca di Milano. Ma che cos'è Conrad? Chi sono io? Oh, no! Tre tizi ho visto. Chi è che sono sbaglio, io? Mi hai letto? Tu sei no, Conrad? Non ho letto. Chi sono io? Che ne so. In alto Mike, destra, forse Mike. Salve. Tutto a posto? Oh, no. Sono io questo, mi sa? Sì, mi sa, sì, mi sa proprio di sì. Oh la Madonna! Ah, gli ho dato un pugno in faccia, Franmo! Oh, li sta azzeccando tutti! Io zio, gli ho dato un pugno in faccia, mi ha puntato una pistola alla gola. No, lui è un coltello. No, io gli ho sfondato una bottiglia in faccia, cioè ho schivato un colpo e gli ho sfondato la bottiglia. No, io un pugno in bocca gli ho tirato. Chia. Cazzo mi taglio? Oh, stai fermo. Oh. Non lo so. Quindi tu sei Mike, vero? Sono... no, Alex mi chiamo. Alex, ok. Io ho detto mai adesso scemo. Ok, c'è anche il capitano. Salve, capitano. Chi sono? Ah, è il tizio, quello della barca. Quello che... dell'episodio scorso. Che è arrivato... tu ah, non i l'hai pescatori. Visto. Sì, i pescatori. Quelli, okay, che, quelli okay. Che quel fenomeno del mio personaggio gli ha tirato i soldi in faccia, praticamente. Grande zio, complimenti. Togli il bavaglio. Ma sì, lo tolgo a lui, va. Amici per la pelle. Libera me, bravo. Hai visto? R2, facciamo così. E voilà! Ti ho fatto la ceretta, fra. Io lo levo a te, cioè che cazzo vuole la ragazza? Beh, effettivamente. Eh no, grazie, cioè perché Carlo, se grazie. Tu controlli lui... appunto, cioè, sì, sì. Siamo entrambi che facciamo così, qualcosa. Senso così. Parla, io parlo con te. Lei non lo tolgo il bavaglio. Tre, almeno credo. Solo tre. Ma levami le cose, perché vanno lì? Vabbè, tolgo il bavaglio a lei. Sei sicuro di quello che stai facendo, Carlo? Sì.
cioè in realtà no, però spero. Secondo me non è stata una grande idea, perché ti dava la scelta di parlare con me. Sì. Adesso però si accorge che... Aspetta. Che siamo tutti senza bavaglio, tranne questa. Ma vedi... Non ci ha dato la possibilità di scegliere. No, io potevo. Però metti caso okay. Che si metteva a urlare, cose così. Cazzo sta facendo? Non so. Sì. Facendo passare avanti. Sì. Anche loro dei fenomeni, ma minchia legali bene, no? È una cattiva. Una cattiva. Come può andare peggio di cosa? La cattiva è che forse sono i pescatori che ho fatto incazzare prima. Porco cazzo, okay. Beh, è fantastico. E quella buona? Che ne riconosco. Ed è una buona notizia. Pensavo me l'avreste chiesta prima. Ma cosa? Un genio. Vai Carlo, scegli. Vai. Devo liberarci e subito. Niente da fare. Ok. Non ci riesci, beh. Cosa fai? Mi sa che mi metto a spiare, tipo. Do una capocciata. Te ne pentirai, pezzo di merda. Ma gli hanno tolto il bavaglio? No, siediti con you de merda. Ma grazie Carlo. GG. Oh! Quick time! Madonna! Oh, figa! Grande Carlo! Con te farò i conti più tardi. Va bene. Oh! Grazie Carlo per l'aiuto. Robby. Grazie mille per il supporto. Adesso io e la mia ragazza facciamo le cosacce. Ma Carlo. Sì. Ma siamo soli soletti, sfruttiamo questa occasione. Ma io sono affacciato alla porta. Ma questo è un maniaco. Oh, attenzione, il mio personaggio fa il figo, vai, falli vedere. Eccomi, ti ha tirato un pugno. Sì, madonna. Mi stai guardando? C'è alla porta? Sì. Sei in ginocchio adesso. Ma! Carlo, mi sta distruggendo di botte! Carlo, esci, aiutami! Supore. Non posso fare un cazzo. Ma non ho fatto niente, ma perché il mio personaggio deve sempre parlare? Ma non può star zitto. Zio, cerca di tranquillizzarli, ti ammazzano quelli. Serietà. Diavolo volete. Gli ho chiesto cosa vogliono, Potevo anche fare lo sbruffone e dire ci sei pari con le signore. Oh! Carlo ha preso un coltello, me lo sta puntando, Carlo. Oh. Zio, non farli arrabbiare. No, calma, no, non ho fatto niente, non gli ho detto niente. Calma. Oh, vedo anch'io adesso il video tuo. Non dico niente. Ho fatto non bene, credo dovessi me. Andare così. Sì, no, ho fatto bene. Ok, a posto, mi ha risparmiato, fatto bene. Ah. No, perché potevo mandarlo a fanculo, potevo dire basta, non mettermi a urlare, quindi... No. Non ho detto niente, non mi sembrava proprio il caso. Ok, alle forbici per le unghie, Giulia. Mi sta liberando. Ok. Ma mi ha chiamato Umetto. Perfetto. Disponibilità, Umetto. Ok, sentimento, lasciami. Ok, non dico niente. Vai, tranquillo. Stanno tornando, ok, aspetta. Ok, Carlo, io sono libero adesso. Se quando ti parlano non gli rispondi, non ti fanno niente. Quindi se non sai cosa scegliere, te metti sempre non parlare, va? Ok. Minchia, ha tirato tante di quelle botte. Siete bravi a prendervela con quelli legati, eh. Non rimani a girare. Non toccare le donne. Ma scusa, questo non si è legato. Non si è legato. Non si è accorto che questo si è slegato, scusami. Idiota! Chiudi quella bocca! Ho capito, ma si è slegato, ma non vedi, ma questo è down, un coglionito. Non hanno toccato Fliss. È vero, non hanno toccato il capitano, però. Ha fatto amicizia con quelli. Appunto. Hai visto mio fratello? Ah, è vero, dove cazzo è? Appunto. No, spero stia bene. No, non l'ho visto. Spero sia al sicuro. Ok. Girati. Appunto. Oh, manca un personaggio qua, dove cazzo è l'altro? Scusami. Alla fine ci salverà tutti. Quando riportano Giulia, forse li cogliamo di sorpresa. Sì, un pugno gli arriva. Arrivano.
Preparati, tra... secondo me qua a parte un combattimento. No, scherzavo. No, vaffanculo! Ma non stava parlando, eppure è uscita la, ti sei accorto? La bocca non si muoveva, però parlava, ma cosa? Che sguardo che c'hai. Ehi, come stai? Che ti hanno fatto? Sto bene, non mi hanno toccata. Hanno chiesto dei nostri genitori. Ma vogliono i soldi. Sì. Loro ti ricordi che sono ricchi, questi due? Perché hai perché hai buttato i soldi. Adesso sanno che siete ricchi. Ma non ha buttato i soldi. Lui li ha buttati. Non era una scelta. Li ha buttati e basta. Ah, allora, ok. Ma ti pare che li butto in faccia i soldi così? Che ne faranno? Beh, noi di siamo noi? In quattro almeno. Perché c'è anche Fliss e Brad. Non si sa dov'è. Loro sono tre. Appunto, sì. Ho capito, ma loro sono armati e noi... un po' meno. Ah, ok, ha contato i chilometri dal... Cioè, quando cade il fulmine... Sì. Ogni secondo è tipo un chilometro. Già. È un motoscafo. Il loro capo, ha una pistola. Mi fa piacere. Ma perché scegli sempre te? Io non sto scegliendo niente. Io dico di affrontarli. Possiamo coglierli di sorpresa e fregarli. Effettivamente. Dai, siamo di più noi. Dai, ti do fiducia, dai. Dobbiamo attaccarli, prendere l'arma. Potevo anche dirti che no, potevo arrivare alla barca. Posso uscire dal finestrino, ma vanno spaccati questi. Troppo rumore, si sentiranno. Attenderemo che il tuono ci copra. Appunto. Buona idea. Cioè, quando vedi il tuono, visto che ho... Salgo a bordo e li attacco da là. E noi li attacchiamo dall'altro. Non lasciarci qui, ok? Va bene. Ok, andiamo. Vai. Cioè, pronto, zio, Carlo? Quando vedi la luce devi aspettare 7 secondi. Ah no, sì. Insieme lo facciamo. 3, 4. Ok. No, non adesso, zio. Al 7! L'hanno fatto apposta. Ok, vai. Conrad, vai dall'altro lato, attaccheremo insieme. Vai tranquillo. Ma era all'8, non al 7. Ho preso il mio profumo. Ah, vabbè. Ma come hai preso 7? Il tuo profumo? Ma perché il capitano? Ok, devo mantenere la calma. Ho dato il profumo in testa, Fra. Ah, va bene. Io devo mantenere la calma. Zio, io ho messo la forbice in collo. Aspetta, mi devo concentrare, Carlo. Che merda è questo? Scappa, attacca. Lo attacco, dai, lo attacco. Ti salverò io! Porca vacca, guarda che cazzotto ti ho dato. Vabbè, ma se... Io, vabbè. Zio, ho preso in ostaggio il cinese. Ma Carlo, ma il mio personaggio è una pippa galattica. Oh, Fliss, che cazzo fai? Cazzo, mi sa che dovevo scappare. Oh, vabbè, volevo aiutarti. Mi sa che dovevo scappare. Prendete da dietro il nero. Lascialo subito. Subito. Alex, vabbè, giù dalla nostra barca o dico che ho vinto. Cioè, dico che ha vinto. Devi scegliere te, veloce. Carlo. Devi scegliere te, scegli te. Dico che ha vinto. Ok. Non vuoi rischiare. Mi sparavo sto qua. Portali di sotto. Tieni. Usala se necessario. Ok, adesso la pistola ce l'ha. Chi è che ce l'ha? Ok, l'altro. Sì. Cazzo, mi sa che dovevo scappare, però probabilmente mi sparavano. Sì, ma il mio personaggio è una pippa. No, non mi sono fatto sgamare. Io potevo decidere se prendere il motoscafo e andare via, ma mi sparavano. Oppure se aiutarti. E io ho azzeccato il quick event, cioè il quick event. Ma sono francesi questi. Non lo so. Sì, parlano in francese. Anche Fliss sa il francese. Secondo me lei è amica di questi, cioè la conosce. Appunto. Non l'hanno toccata, non l'hanno sfiorata lei, Ed è stata la prima che hanno preso. Vieni. Salve, tutto a posto? Allora, chi vuole raccontarmi la storia di questo oro della Manciuria? Ma questo non ci vede un occhio. Comunque non vuole dire. Tu cosa dici? Se scappavo sopravvivevo? Secondo me no. La barca faceva rumore comunque. E avevano il radar loro. Ho fatto bene, appunto, vabbè, dai, ho fatto bene così.
siamo ancora tutti vivi comunque. Robby Gamba e Fliss, chi sono io? Sarò Giulia, immagino. Penso di sì. Ma tu leggi quando assegni i giocatori? No. Sì, mi sa che sono Fliss. Cioè no, che cazzo dico? Ah no, sono ancora Alex. Ok, sì sì, sei Alex. Dico, hai fatto del tuo mail. Ehi, Conrad. Minchia, guarda che io ho azzeccato tutto quello dire... che potevo azzeccare. Quanti voti? Potevo dire hai fatto schifo mentre ho detto hai fatto del tuo meglio. Non dico nulla. No, ha detto muti, sto zitto. Sapete che voglio sentire? Hai visto? Niente. Ecco. Visto? Muti. Fatto bene. Tutto silenzio di tomba. Si stai calmo però zio che entro nello schermo ti ho una testata. Vai Carlo, accusa, scegli bene. Fliss è d'accordo con loro. No, non dico nulla anch'io. Non dire nulla. Ha detto di stare zitti. Sentite. Vedi che sorride. Musica per le mie orecchie. Non vola una mosca. Potevo provare. Ma se c'è una tempesta che mamma mia fuori. Cerchio. No, non avevo il telecomandino in mano, cazzo. Io ho salvato Giulia, cioè stava per cadere, ho premuto cerchio in tempo, credo. A posto. Quindi l'ho presa. Io non avevo il telecomandino in mano. Ehi, lasciala stare. Vedi che prendono sempre lei comunque. Prendono sempre lei. Parlo francese. Parlo col tipo qua. Vabbè. E non fregarmi. Io sono il capitano, Io sono il capitano. Non dico nulla che mi spara. Dico metti via la pistola. Duke of Milan, chiedo permissione. Non dico nulla. Passo. Cogliona. Parlo con te allora. Mi sa che devo fare una roba importante. Cosa c'è? No, vabbè, faccio il suo gioco. Cioè, se chiedo aiuto, questo qua è possibile che mi meni come. Si balla parecchio qui fuori. Cioè, io ti sento un po' laggare. Non so se. No, non sto laggando. Ok, adesso sì, a posto. Parlo col francese di nuovo. Facci sapere se vi serve aiuto. Non è da te perdere. Una situazione folle. È tutto a posto. No. Irritazione. Ok. Bene. Due gocce d'acqua e una folata non ci spaventa. Ma io cerco di non farli irritare il più possibile. Ci vediamo a terra per un bicchiere tra un paio di giorni. No, io con lui non ci parlo più. Io sono a posto. Ho fatto bene. No, io ho fatto bene, non gli ha fatto niente. Ho fatto bene. Ah, ma tu sei con Fliss? Sì. Porca ok. Beccato. Madonna. Madonna. Io devo schivare oggetti che mi volano addosso. Anch'io. No, io invece stavo volando fuori dalla barca. Cosa di benzina. Io stavo volando fuori dalla barca. È pieno di quick time event questo gioco. Beh, come anche il dono. Sì, entra l'acqua, entra tutta l'acqua. Ho visto. Getta tutto il possibile, buttatevi voi. Cosa fa? Ok, ci sta mandando fuori Fra. Ok. Su qua sta caduto dei cavi. Aiuto. Io aiuto Giulia. A posto, ci sono. Oddio. Ehi, muoviti. Ma come parla questo? Ora. Mica avevo la maglietta prima io. Fra, ma tuo fratello dove cazzo è? Ok, da qua, vai. Vai, ci siamo. Io aiuto Giulia. Vai, tranquillo. Ok. Che bei braccialetti, zia, complimenti. Sì, mica, ma c'è un mare che manca uno tsunami. Appunto. Ehi. Ma che non sai che voce c'ha questo? Ora! 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 Vabbè, questo qua che è cieco, vabbè, è scemo. Guarda. Tutti seduti! Manca uno, non vorrei dire! Ma pensi solo alla tua pelle! Che altruismo! Davvero capitano, Fliss! Ma... Si sa nulla di Brad! Si sta nascondendo! Non so dove sia! Appunto, vedi? Potrebbe aiutarci, potrebbe annegare. Aiutarci. Potrebbe aiutarci, vai. Positivi dobbiamo essere. La nostra salvezza. Ah, vedi, il tuo ragionamento.
appunto, ragazzi, dovete sapere che Carlo è crashato, intanto abbiamo parlato un pochettino. Io ho fatto quel ragionamento lì. Ecco, te l'ho detto, è meglio che rimanga nascosto lui. Può restarci secoli sotto. Sì, ho capito, ma starà bene. Vedi, come ora è meglio per tutti se rimane dov'è. Loro non sanno della sua esistenza, non l'hanno mai visto. Bestia, occhio. Ho visto, sì. Minchia, Marco. Uno tsunami di... Oh! Cos'è? Credo sia la barca del prologo. Di inizio gioco. Sì, sì, sì. Penso di sì. Che mica era... Orca oh! Lo sai che questo penso che sia... ti ricordi che nel prologo il tizio si è lanciato sulla scialuppa e è morto? Mi sa che è quello, Com'è possibile? Non lo so. È passato un po' di tempo, mi dicono. Scommettiamo che diventiamo amici con sti francesi. Probabile, ci sarebbe, sì sì. Cioè, secondo me ci aiuteranno in sto posto. Eccolo. Ancora tutti vivi. Che bello. Esatto. Potuto andare diversamente. Abbiamo fatto bene. Potevano morire. Sì. Però lo vedo un po'... non è soddisfatto, secondo me. Ma che camminata tattica che c'è. Il mio animo da creatura gentile mi porta a elargire consigli su ciò che accadrà in futuro. Procedo? Vada, ci dica. Curiosità. Devo scegliere, sì. Voglio sapere o preferisco non sapere? Anzi no, fiducia, vai sulla fiducia. Anch'io preferisco non sapere. Siete d'accordo? In solitaria? Vedi, siamo d'accordo, posso. Ma anche a rischio di errore. È proprio questo il bello. Capito. Esatto. Comunque, ora che la situazione ha raggiunto un buon livello di angoscia, immagino che sarà meglio tornare al nostro racconto senza dimenticare che non tutto è sempre totalmente ciò che sembra. Cos'è? È la fiaschetta dove ci metti l'alcol. Bello. Ubriaco, guarda, tutti ubriachi in sto gioco. Forse non avrei dovuto dirlo. Ci ha dato un suggerimento. Mi sa. Cioè... Non ho ascoltato, quindi perfetto. Ma sei un genio.